TG Giorno su Teletruria, ben ritrovati a tutti voi. In primo piano la politica ufficializzata, la nomina di Simona Petrucci a commissario della Federazione Retina di Fratelli d'Italia. Dopo le dimissioni di Francesco Lucacci, il partito della Meloni ha scelto una soluzione di transizione in vista del congresso provinciale. Il suo nome circolava già da quando Francesco Lucacci annunciò il suo passo indietro dalla guida di Fratelli d'Italia nel Retino. La senatrice grossetana Simona Petrucci è stata nominata nuovo commissario della Federazione Retina. In una nota diramata questa mattina, la stessa Petrucci ha ribadito di aver accettato l'incarico con grande orgoglio e profondo senso di responsabilità. La Petrucci ha ringraziato la stessa presidente Giorgia Meloni e il coordinatore regionale della Toscana, Alessandro Tomasi, per la fiducia che è stata riposta assieme ai dirigenti retini del partito che hanno condiviso questa nomina dopo aver rivolto anche un pensiero allo stesso Lucacci. La Petrucci ha ricordato come Fratelli d'Italia stia crescendo sia a livello nazionale che locale. Durante il mandato avrà l'opportunità di impegnarsi per aumentare il numero già cospicuo di tesserati e sostenitori, come è avvenuto sin dalla prima elezione al Senato, conclude la senatrice commissario. Continuerò ad essere presente con regolarità sul territorio aretino, pronta per un confronto costruttivo con tutti. È un autunno caldo per il turismo ad Arezzo che in questo ottobre registra un più 15% e studia per utilizzare l'intelligenza artificiale nell'accoglienza turistica. Dopo la flessione estiva in linea con il trend tecnico del turismo nazionale, Arezzo vive la sua ripresa alla vigilia della grande mostra su Vasari e dei mercatini natalizi. Quest'anno siamo molto felici di essere in controtendenza, soprattutto sul mercato italiano, frutto anche a mio avviso di una saggia promozione sia del territorio che poi della mostra che anche degli itinerari vasariani fatta partendo da luglio, credendo molto che il nostro periodo autunnale fosse un periodo azzeccato e così sta andando. Sì, ottobre siamo su un più 15%, quindi ne siamo felici, stiamo felici anche di come stanno funzionando i musei. State anche lavorando a nuovi progetti innovativi, tra i quali un'accoglienza che passa anche dall'intelligenza artificiale. Quello che stiamo lavorando è una base di conoscenza della storia materiale e immateriale di questa città e quindi stiamo recuperando tutti libri, manoscritti, volumi, articoli di giornale che comunque illustrano in modo specifico la storia di questa città con i suoi oltre 400 uomini illustri da Mecenate in poi. È ovvio che da questa base di conoscenza poi possono venire fuori delle informazioni che vengono definite di primo livello, quindi informazioni che non andranno mai a sostituire l'opera umana perché poi l'informazione è anche empatia, è anche sfogo, è anche saper gestire le persone, ma sicuramente per quanto riguarda le cose da mettere in vetrina della nostra città, cioè quindi il percorso delle arti, il percorso dei musei, informazioni come biglietti, orari dei treni, autobus, eccetera, è sicuramente un'opportunità. La cronaca con le immagini, lo scatto di un camion incastrato a Ristradelle per la precisione sotto al ponte che conduce a San Zeno. È successo questa mattina. Ingenti i danni per il mezzo che non è stato l'unico a deviare sulla parallela alla strada regionale 71, dove si sono formate lunghe code tra Ripa di Olmo e la rotatoria di Olmo per lavori di asfaltatura e conseguente senso alternato. Parte un nuovo progetto di prevenzione che coinvolge le scuole, si chiama Fast Heroes ed è finalizzato alla formazione dei bambini per saper riconoscere i sintomi dell'ictus nei nonni. Riconoscere tempestivamente i sintomi dell'ictus può fare la differenza. Per questo la ASL Toscana Sud-Est formerà i più piccoli che diventeranno sentinelle attive a tutela dei nonni. Nella provincia d'Arezzo ogni anno ci sono circa 1.000 pazienti che presentano sintomi di ictus e diciamo, il 25% di questi diciamo, attiva i soccorsi con ritardo. Per cui, perché? Perché non riconosce i sintomi. Quali sono i sintomi che un bambino può riconoscere? Può riconoscere che il nonno o la nonna, ad esempio, parlano male, che non muovono un braccio,
che non riescono a stare in piedi o anche che hanno proprio disturbi, dicono male le parole. E quindi questi sono, diciamo, i sintomi che sono racchiusi in questo acronimo che si chiama FAST, e loro sono gli eroi del FAST, quindi il progetto si chiama FAST Heroes. Arezzo vanta grande esperienza nel campo della prevenzione, soprattutto in ambito cardiaco. A questo proposito, martedì alla palestra Mecenate si terrà la prima Olimpiade di BLSD, una sfida tra studenti per il miglior massaggio cardiaco. In una ruota generazionale, le competenze che si sviluppano da piccoli saranno un domani quelle che saranno da tramandare alle future generazioni. I nostri ragazzi e i nostri ragazzi sono già stati dei piccoli grandi eroi sul nostro territorio, quindi queste iniziative sono importantissime anche perché segnano un importantissimo modo di fare rete tra l'azienda sanitaria e le nostre scuole. Ed ora parliamo di opere pubbliche, perché tra le opere appunto attese per proteggere la Toscana dalle esondazioni dell'Arno c'è l'innalzamento della diga di Levane, progetto ancora fermo al Ministero. A pochi giorni dall'anniversario dell'alluvione di Firenze si torna a parlare della diga di Levane, che inizialmente fu indicata come responsabile di quel disastro e che in seguito fu, per così dire, scagionata. È in attesa la realizzazione dell'innalzamento dell'infrastruttura, un'opera attesa fin da quel 1966 e mai realizzata. L'iter è fermo, ma il progetto potrebbe essere deliberato dal Ministero entro il prossimo anno. Il progetto definitivo è stato a suo tempo, già da qualche anno, approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, settore dighe nazionale. Dopo che ha fatto questo passaggio abbiamo avviato la fase di procedura di via, che è una via nazionale. Attualmente hanno chiesto alcune integrazioni ed è fermo alla via nazionale da 7-8 mesi, diciamo, via. Noi riteniamo che nel giro di non molto tempo dovrebbe superare la via nazionale, dopodiché si deve fare l'esecutivo e appaltare i lavori. L'innalzamento garantirebbe la possibilità di invasare circa 10 milioni di metri cubi di acqua in più, utili per garantire protezione al Valdarno e a Firenze durante le piene. Innalzamento che gli ambientalisti criticano, viste le possibili modifiche che si potrebbero verificare all'ecosistema dell'Oasi di Bandella. Un progetto che, dichiarano i tecnici, prevede il minor impatto possibile. Certamente avremo degli impatti, ma sono degli impatti limitati e valutati da chi tende a proteggere questi aspetti particolarmente ambientali. Torniamo sulla tre giorni di AgriTour ad Arezzo, fiere e congressi. Tra i sindaci che hanno partecipato all'iniziativa dedicata all'olio c'era anche Roberta Casini, che ha brindato ad un prodotto che rappresenta un'eccellenza del territorio lucignanese. Il comune di Lucignano, così come gli altri comuni della Val di Chiana come Castiglion Fibocchi e Pergine Laterina, ha partecipato all'iniziativa che ad AgriTour ha messo in primo piano le città dell'olio. Proprio nella giornata di domenica l'associazione si è arricchita del 66esimo componente toscano, ovvero il comune di Civitella in Val di Chiana. Una bella soddisfazione per proporre e mettere in primo piano l'ottimo olio non solo della Val di Chiana ma dell'intero territorio aretino e toscano. Tra i sindaci della Val di Chiana stiamo bloccando addirittura un brindisi. C'è Roberta Casini che sta gustando quest'olio. Quanto è buono il nostro olio? Ma il nostro olio è buonissimo, non solo a livello proprio di sapore, ma è buono anche come viene realizzato, è buono per le proprietà organolettiche che ha e anche per la nostra salute, va valorizzato di più, ma soprattutto anche attraverso l'associazione poter farlo arrivare nelle nostre tavole. Lì c'è da fare tanto lavoro, io credo che anche attraverso l'associazione, a livello noi come sindaci, ma proprio possiamo creare una bella comunità che sia più attenta anche a questo prodotto. La clinica di riabilitazione della Toscana sta rafforzando sia le attività abilitative che le strutture dedicate all'età evolutiva, rispondendo alla domanda di potenziamento avanzata dalle associazioni, sindaci e conferenza di zona. Vanno verso la conclusione i lavori di ristrutturazione a San Giovanni Valdarno degli ambulatori della CRT dedicati all'età evolutiva. Saranno attivi a partire dal 1 gennaio 2025. La clinica di riabilitazione toscana sta rafforzando sia le attività riabilitative sia le strutture dedicate all'età evolutiva, rispondendo così alla domanda di potenziamento avanzata da associazioni, sindaci e conferenza di zona.
Si inserisce infatti in questo contesto anche il convegno sugli strumenti operativi nei confronti dell'autismo con esperti dell'Università La Sapienza di Roma, convegno che ha aperto un ciclo di appuntamenti sul tema. Questo è molto importante, è una collaborazione con La Sapienza di Roma e se che ha cioè background corretto e giusto per poter affrontare e seguire le varie iniziative. Per la conferenza è un tema di particolare importanza e rilevanza. Io porto i saluti della Presidente Valentina Vadi che da un anno è Presidente di questa conferenza e pone molto attenzione ai servizi sociosanitari e in particolar modo abbiamo iniziato da circa un anno un percorso di ascolto di tutte le associazioni di persone e familiari con disabilità e uno degli gli obiettivi di questi incontri c'è la creazione di un gruppo di lavoro unico sulla disabilità, la realizzazione di un sistema integrato insieme all'azienda ASL e soprattutto un'attenzione particolare ai servizi per l'autismo. Giustizia certa e nuovi strumenti per le indagini. Questo è il filo conduttore dell'ottavo congresso nazionale di scienze forensi che si è tenuto all'Hotel Minerva di Arezzo. Laboratori e nuove tecnologie rappresentano le nuove frontiere delle indagini. L'ottavo congresso nazionale delle scienze forensi ospitato ad Arezzo ha voluto affrontare questo argomento con la presenza di autorevoli relatori. Una riflessione dunque sui nuovi approcci scientifici che sempre più spesso sono utilizzati al servizio delle indagini. Quanto oggi la scienza può essere utile per le indagini, per le investigazioni? Insomma, credo che abbiamo di fronte, almeno negli ultimi tempi, la maggior parte dei casi criminali che dipendono poi dall'esito di una prova scientifica. Potrei parlare del DNA, ma non è soltanto il DNA, tutto il comparto informatico, no? che in qualche modo incide, direi, in maniera essenziale per quelle che poi sono le sorti di un processo. Però la prova scientifica può essere anche pericolosa, perché se non è somministrata in maniera corretta può diventare uno strumento non di verità, ma di falsità. Avvocato De Fraia, vi eravate posti degli obiettivi con questo appuntamento di Arezzo. Ecco, questi obiettivi sono stati raggiunti a suo parere? Per Arezzo è una delle poche volte, se non l'unica, in cui scienza e diciamo giustizia si allungano la mano come nel dipinto di Michelangelo, senza toccarsi ancora perché il diritto è lontano ancora tra scienza e diritto. Però la cosa fondamentale è che c'è dialogo. E con il congresso di scienze forensi termina questa edizione del nostro telegiornale. Guardiamo la programmazione di Teletruria per questa sera dopo il TG delle 20:30 Newsline, dentro la notizia e 9:10 che si occupa della festa annuale dei donatori di Avis Arezzo. E poi sotto rete il magazine settimanale dedicato all'Arezzo e al campionato di Serie C con Barbara Perissi e i suoi ospiti in diretta per commentare il campionato amaranto dopo la vittoria a spese della SPAL. Alle 23 poi il consueto appuntamento con In compagnia di Alessio. È davvero tutto, grazie per la vostra attenzione.